Motore, vano baule, scusate, questa è come si presenta, le sue dotazioni ovviamente come spazio non è come una station wagon, non vi dico i litraggi perché non me li ricordo, però vi posso dire che ha un ampio bagagliaio, non come una station wagon, e qui sotto concede la possibilità e la presenza di una vera e propria ruota di scorta con cerchio e lega. Qui ovviamente non è il lato dove c'è girata la misura, invece sì. 2,25, 60, 17, 99 h. Ok? Io ci ho messo i cavi, qui c'è il triangolo basilare e il... aspettate che vi faccio vedere il triangolo e il giubbetto catalizzante. Qui danno in dotazione la rete ferma bagagli. Inoltre ti danno il crick, qui c'è lo svitabulloni per le ruote, un arpione, metti che devi andare a pesce, una chiave, scusate, una chiave del 10 e del 12 e un cacciavite. Così non sembra neanche tanto. Per aprirlo, per abbattere i sedili, non c'è maniera di farlo interiormente, cioè in questo vano. Dobbiamo aprire lo sportello e trovare il leveraggio. Una volta premuto, i sedili si abbattono e qui il discorso cambia perché come vedete avete un piano praticamente orizzontale e molto più ampio da caricare. Ovviamente dall'altro lato si abbattono anche gli altri due. C'è la sua cappelliera, come vedete, e concluderei questo video con solo la parte di dietro, scusate, eccomi qua, con solo la parte di dietro che è composta da dei sedili in tessuto. Questa versione che è X-Possible sono sedili neri con cuciture blu. C'è il bracciolo centrale che se io tolgo ovviamente quello che posseggo è abbattibile, d'accordo? Altrimenti il sedile centrale consente un bel bracciolo con due vani portabibite. Io ho messo questi orribili tappetini, lo so, prima che me lo dite, per salvare la tappezzeria. Per non stare a pulire perché sono più comodi così da pulire. Posteriormente c'ha due reti portaoggetti, non ha il tavolino, non ha la presa 12 volte, però c'ha le bocchette direzionali, ok? E oltre ad avere le bocchette direzionali, se voi guardate, c'ha le bocchette sotto i piedi che emanano l'aria climatizzata. Come optional nello sportello è presente il comando elettronico non automatico, quindi bisogna accompagnarlo fino alla salita, ma è presente incredibilmente i sedili riscaldati in doppia potenza. Questa è la parte posteriore.